Nella giornata di ieri sono state rivelate altre informazioni su Pokémon Sole e Pokémon Luna, e quante informazioni, signori miei! Iniziamo subito questo canonico video analisi parlando delle descrizioni sui nuovi Pokémon annunciati. Direi di iniziare con i nuovi Pokémon e la nuova forma di Alola, per poi passare alle cose veramente che mi hanno mandato in confusione su questi nuovi trailer, perché sì, ce ne sono madonna tre trailer ci hanno fatto uscire. E nulla, mi scuso se ieri non è uscito il video news, perché purtroppo appunto a causa di questo incredibile numero di informazioni sono andato in confusione, dovevo riordinare le idee, quindi alla fine non l'ho fatto uscire. Detto ciò, iniziamo da questo Pokémon tipo 0. No, non è un nuovo tipo come avevo pensato io appena l'ho visto, ma è il nome del Pokémon. Infatti di tipo normale avrà come abilità lotta a scudo, che impedisce agli avversari di fare brutti colpi, ed è classificato come Pokémon multigene. Questo Pokémon ha una maschera sopra la sua faccia ed è stato chiamato Zero come una sorta di nome in codice. Come potete vedere sembra una sorta di fusione tra molti Pokémon. Difatti questo Pokémon è stato progettato per riunire al suo interno tutti i punti di forza dei migliori Pokémon esistenti. In questo modo potrà permettersi di adattarsi a qualsiasi situazione nella quale si troverà a combattere. La maschera che ha addosso non è un semplice tocco estetico, ma ha anche l'utilità di controllare la sua potenza, un po' come la cintura per Machoke, e inoltre questa maschera è davvero molto pesante, il che diminuisce anche la sua agilità. Questo Pokémon in realtà è stato creato, a quanto pare, perché c'era bisogno di difendere il mondo dai Pokémon che vengono nominati nelle leggende di Alola. Ora, su questo Pokémon qua voglio dire innanzitutto che a quanto pare se gli levi la maschera sto coso qua diventa fortissimo, e il fatto che qua ci venga detto che deve, diciamo, affrontare i Pokémon nominati nelle leggende, mi fa pensare che possa essere un semi-leggendario, una sorta di cane, uno dei classici cani di un trio. Ora, non penso che faccia parte di un trio, perché questo nome tipo Zero è un po' strano, però penso che sia un leggendario, ne sono abbastanza convinto, o che perlomeno sia classificato come semi-leggendario, un po' come Genesect, per dire. Passiamo però a Yanmoh, questo Pokémon qua con un nome altrettanto strano, Pokémon di tipo drago, classificato come Pokémon squama, abilità antiproiettile e antisuono. Questo Pokémon è molto orgoglioso, ma è anche in grado di, diciamo, guardarsi con occhio critico, e grazie al suo atteggiamento umile è in grado di migliorarsi sempre di più per diventare più forte. È un Pokémon che non ha paura di affrontare l'avversario faccia a faccia, anche perché utilizza le sue squame, che si ritrova in testa, come arma offensiva ma anche come scudo. Inoltre questi Pokémon si riuniscono assieme in luoghi, diciamo, abbandonati, non frequentati da Pokémon umani, per allenarsi tutti insieme. Questo Pokémon di tipo drago sinceramente lo trovo veramente bello, mi piace tantissimo. Penso che sia il migliore per ora annunciato in questa generazione, e penso che potrebbe entrare anche in un mio futuro team in questi giochi. Sono state poi rivelate anche le descrizioni di Rattata forma Alola, che però sono le solite cose che abbiamo già sentito, e anche quelle di Raticate di Alola. Vi voglio puntellare una cosa: i Raticate di Alola prediligono frutta e cibo di alta qualità e sono così esigenti che, secondo alcune voci, i cuochi dei ristoranti più famosi si affidano al loro giudizio per acquistare gli ingredienti per i loro piatti e li nominano assaggiatori ufficiali per provare nuove ricette. Questa qua ve l'ho letta così com'è, perché signori miei, bam! Penso, teoria confermata, perché sembra la descrizione di Remy, il topolino di Ratatouille. Come avevo pensato io, questi Pokémon qua sembrano clamorosamente ispirati ai topi che erano presenti nel cartone animato della Disney, Ratatouille. E wow, davvero non ci credevo neanch'io a quello che ho detto, invece a quanto pare ci ho preso. E va bene, in ogni caso questo Pokémon qua ha molto cibo nella sua tana e diciamo che se la gode un pochino. Essendo l'evoluzione di Rattata, lui praticamente se la spancia tranquillamente, mentre gli altri suoi scagnozzi, diciamo gli altri Rattata, vanno in giro a cercare il cibo. Questo Pokémon sarà anche uno dei Pokémon dominanti delle prove
che vengono, si svolgono appunto in ogni isola, in particolare in quella di Mele Mele. Ma attenzione, solo in Pokémon Luna, perché in Pokémon Sole ci sarà Gumshoes. Questa cosa qua è interessante, perché dimostra che i due giochi sono, diciamo, divisi in alcuni eventi. Non solo, ma dal trailer ricaviamo anche l'informazione che i giochi sono distanti fra di loro nella linea temporale di ben 12 ore. Questo vuol dire che se a un determinato orario in Pokémon Sole sarà notte, in Pokémon Luna sarà giorno, oppure viceversa. Ed è una cosa davvero interessante che, se non sbaglio, qualcuno aveva già ipotizzato e che mi intriga perché potrebbe voler dire delle, diciamo, dei collegamenti fra il gioco fra Sole e Luna diversi e magari anche delle diverse evoluzioni, per dire. Vi faccio un esempio: si era parlato tanto di Rockruff che poteva avere 4 evoluzioni, è possibile che 2 si possano tenere in Pokémon Sole e 2 si possano tenere in Pokémon Luna, per dirne una a caso. E sarebbe davvero una cosa interessante, a mio parere. È stata poi rivelata la presenza della Fondazione Heather, questa fondazione che appunto si occupa di curare i Pokémon feriti o che hanno sofferto nella regione di Alola. Non solo però, perché dopo vedremo anche altre cose. Questa fondazione si ritrova nell'isola artificiale chiamata Heather Paradise, che evidentemente, secondo me, è quella che si trova al centro della regione, per intenderci quella che alcuni avevano speculato potesse essere la Lega Pokémon o addirittura una sorta di parcolotta. Invece sembra essere questo Heather Paradise, che potrebbe, diciamo, a questo punto rivelarsi come una sorta di safari Pokémon, ecco. In ogni caso, questo luogo non è semplicemente un rifugio per i Pokémon, ma è anche un luogo dove vengono condotte varie ricerche. Di questa fondazione sono stati rivelati in particolare 3 personaggi. Abbiamo Samina, che è la direttrice della fondazione, della quale non ci viene riferito granché, ma semplicemente che il suo amore per i Pokémon si estende anche al di fuori della regione di Alola, il che potrebbe significare che in questo luogo saranno trovabili dei Pokémon che nel resto della regione saranno invece introvabili. C'è poi stato mostrato Vicio, che è il capo filiale della fondazione Heather. È un capo che, diciamo, è molto bello, no, in realtà no, cioè questi occhialoni verdi che veramente non mi piacciono per nulla, ed è un capo che va molto orgoglioso della posizione che ha ottenuto all'interno di questa fondazione. E poi abbiamo anche Ciceria, che è la sua assistente e che a quanto pare si occupa di riprendere, di inserire in questa struttura i Pokémon maltrattati dal Team Skull. A proposito di Team Skull, è stato rivelato anche Iridio, quello che sembra essere un altro sgherro del Team Skull e molto probabilmente una sorta di generale. Di lui non c'è ancora stato detto nulla, quindi dobbiamo ancora scoprire il tutto. Vi faccio notare solo una cosa, che in realtà poi mi ha fatto notare Frost26. Signori miei, guardate Samina e Iridio, hanno lo stesso colore di capelli. Questo potrebbe voler dire una correlazione tra le due organizzazioni. E questa cosa mi fa pensare ancora di più, ed è una cosa che ho pensato fin dall'inizio, che questa sorta di fondazione Heather sia in realtà una sorta di team buono, qualcosa mai visto nei giochi Pokémon. Un team buono che è stato fondato per contrastare il team malvagio della regione. Un team buono che potrebbe essere alleato della gerarchia di Alola, che per quanto riguarda appunto la regione di Alola è formata dai guardiani e dal giro delle isole. Sarebbe una cosa molto interessante se Iridio e Samina fossero legati da qualche legame particolare di parentela, o che in generale la Fondazione Heather e il Team Skull non siano altro che la divisione di una sorta di famiglia, che potrebbe essere quella a cui appartenevano Guzman, Samina, non si sa, non ne ho idea. Potrebbe essere qualcosa di interessante che appunto questi due team siano frutto di una separazione di un'unica famiglia che abbia deciso di intraprendere due strade diverse e che in questo momento particolare in cui la regione è afflitta dal Team Skull si sono trovate ad affrontarsi. Ditemi cosa ne pensate di questa mia piccola teoria nei commenti, secondo me sarebbe davvero una figata pazzesca. E nulla, proseguiamo. Ovviamente sono state rivelate anche le reclute, fra virgolette, i dipendenti di questa fondazione Heather, che avranno delle divise particolari a seconda del reparto a cui appartengono. Ma qua abbiamo un'altra notizia veramente interessante, infatti due allenatori stanno indagando su Zygarde. E chi sono questi due allenatori? Dexio e Sina. Chi se li ricorda sono i due assistenti del professor Platan a Kalos. E questa cosa qua
collega le due regioni in quella che io da secoli sostengo essere una teoria più che veritiera, ossia quella della nuova Johto. In ogni caso ci verrà consegnata la Tecca Zygarde che ci permetterà di raccogliere in giro per la regione di Alola le cellule di Zygarde che infine, se raccolte in un buon numero, ci daranno la possibilità di evocare appunto il Pokémon leggendario di sesta generazione. E wow, wow davvero, è davvero qualcosa di stupenda sta cosa. È stupenda perché collega le due regioni, dà un senso a Zygarde, vuol dire che Zygarde si è trasferito qui e vuol dire che le due regioni sono collegate da qualcosa. Era già, diciamo, molto probabile la cosa, ma adesso è certa. Kalos e Alola sono legate da qualcosa che c'è ancora sconosciuto, che potrebbe portare a degli stravolgimenti fantastici. Infine ci viene rivelata la possibilità di fare delle foto ai Pokémon all'interno del gioco, un po' come era in Pokémon Snap. E signori miei, a queste foto si possono mettere pure i like, quindi Pokémon che sta diventando un po' social. Questa qua era un'innovazione abbastanza carina, diciamo, potrebbe essere divertente. Come quasi fosse un tributo a Pokémon Snap, il noto gioco, diciamo, al di fuori della saga principale, che sinceramente non mi ricordo perché console fosse, forse NES, non vorrei sparare una cagata. Però diciamo sì, ci può stare come cosa. Alla fine del trailer italiano sono state rivelate anche le ultra creature, una minaccia, ci vengono definite come minaccia. Queste creature qua hanno un potere impressionante e sono veramente pericolose sia per Pokémon che per tutta l'umanità e difatti sono molto temute. Non solo, ma la Fondazione Eder sta svolgendo delle ricerche su di loro, data la loro pericolosità, e alcuni pensano che queste creature siano molte, che siano diverse, che ci siano diverse ultra creature e che abbiano tutte un nome in codice. Nome in codice? Tipo Zero, il Pokémon di prima. Che sia anche lui una ultra creatura che ci è stata celata? Non si può sapere. Comunque per ora l'unica ultra creatura di cui sappiamo, diciamo, di cui conosciamo l'esistenza è UC01. Questa ultra creatura che ricorda, diciamo, per le sue forme una medusa e che ha un corpo che a quanto pare è simile al vetro, è fatto di una sostanza simile al vetro e il suo aspetto cambia in continuazione, non sembra mai fissarsi in una, diciamo, forma definita. Questo Pokémon e il suo comportamento sono riconducibili a un istinto di sopravvivenza, ma non si sa se le sue, diciamo, gesta, se le sue azioni sono dettate dalla volontà propria del Pokémon o da pure emozioni. E alcuni dicono che le sue movenze ricordano quelle di una ragazzina. Ipno, ti aspettiamo tutti. Per quanto riguarda questa particolare ultra creatura, alla fine del trailer giapponese ci viene mostrata la sua apparizione all'interno dell'isola della Fondazione Eder, nella quale esce da un portale creatosi dal nulla. Questa creatura, che sembra essere una sorta di medusa, un tipo che potrebbe essere quello Elettro, e wow, la scena è qualcosa di fantastico, ragazzi. E appunto sembra, forse queste creature sono in grado, vivono, diciamo, in una dimensione parallela, potrebbe darsi. Potrei immaginare che queste creature che vivevano in una dimensione diversa e non preparata alla loro potenza, grazie a questi portali si siano immesse ad Alola e che abbiano iniziato a creare discordia in giro, sarebbe qualcosa di carino. E tra l'altro mi sono dimenticato di dirlo prima, ma uno dei capi, non uno dei capi, ma il capo che è stato rivelato nel trailer possiede come Pokémon tipo Zero, quello che abbiamo visto all'inizio. E quindi, boh, si sta facendo molta confusione in questo momento e avremo bisogno di più informazioni su tipo Zero, appunto, per essere in grado di determinare che tipo di Pokémon sia effettivamente quello. Ultimissima piccola chicca: nel terzo trailer giapponese, di cui non abbiamo ancora parlato, non si vede praticamente nulla se non un piccolo frame nel quale viene mostrata l'evoluzione, una delle evoluzioni, perché magari avrà anche tre stadi, di Cutiefly. E devo dire che è molto bella, mi piace davvero tanto. Gli hanno dato un corpo, gli hanno dato una forma, sembra molto più fatina, però sì, mi piace, lo ammetto. E comunque nulla, le informazioni sono finite qua, erano tantissime, mi sta venendo il mal di gola. Spero che il video vi sia piaciuto, se così invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video!